Ah, per me è una pagliacciata, se la vogliono fare la facciano, anche perché mi pare che mettendo delle regole magari... Presidente, si può girare un secondo? Sono più bello da dietro. È una, secondo lei ha detto che è una pagliacciata. Ma sì, non ha senso. La mobilità si fa per chi guadagna 1200 euro al mese, non si può fare per chi guadagna un milione al mese. Mi sembra eccessivo. Allora noi cosa fa una società? C'è un allenatore? Perché allora un datore di lavoro è una cosa. Quando fa un contratto con un dipendente sa della responsabilità che si prende e sa che deve tenere e rispettare il contratto. Una società di calcio è in balia, praticamente opera una società di calcio, ma quello che decide è l'allenatore. Allora prendo un allenatore che vuole Mario, faccio lo stipendio a Mario per 5 anni, perché così è la prassi, 4 anni. L'allenatore comincia a perde per 6 mesi, cosa devo fare? O mi uccidono o lo cambio. Non vuole Mario. È giusto che io lo paghi per 6 mesi quando gli dico guarda che a 100 chilometri c'è un'altra società che ti dà il 500.000 euro, il milione di euro netti all'anno, giochi nella stessa categoria. Vai, fai, insomma, c'è sempre una via per trovare un accordo, ma se c'è la chiusura totale è una pazzia questa, è una pazzia. Chi fa certe coppe, che vuole fare tutte e tre, vuole competere in tutte e tre le perché ha una grande città, una grande squadra, grandi impegni, grandi giocatori, ha un gruppo di tanti giocatori, può farli allenare a gruppo, no? Poi non sono mai, assoluti questi, si trova un compromesso, si fa qualcosa. Quando c'è la chiusura assoluta, siamo arrivati a questo punto solo perché la Campana ha sempre fatto come voleva lui, nella storia dei 40 anni o 50 anni che c'è.